Buonasera mister. Ciao, buonasera. Buonasera. Un risultato penso importante, visto il fatto che insomma poi c'è questa discussione su questo rigore, c'è, non c'è, insomma, su varie emittenti, però penso che sia importante perché oggi per la prima volta non abbiamo visto giocare bene la Lazio. È stata una partita difficile, ovviamente l'Udinese era ben organizzata, però la Lazio non ha espresso il solito gioco. Sì, probabilmente non abbiamo fatto la solita gara che abbiamo abituato la gente, però insomma può capitare. Sicuramente non eravamo veloci nel far girare palla da un versante all'altro come al solito, e ci mancava qualche giocatore per noi nella nostra economia di gioco importante, però insomma quello che più conta è il risultato. È arrivato grazie a un rigore che abbiamo rivisto probabilmente che c'era. C'erano altri un paio di situazioni su Milinkovic e Keita, però al di là di quello secondo me è stata una vittoria molto importante, voluta. La squadra è stata meno lucida del solito, però è sempre stata sul pezzo, non ha concesso praticamente nulla nelle ripartenze, che Zapata, Toro e Mato sono tre giocatori svelti che possono impensierirti. Invece siamo stati bravi a non concedere nulla. Poi al momento giusto abbiamo trovato il gol e poi insomma siamo riusciti a portare a casa un risultato per noi importantissimo. Siamo 50 punti dopo 26 giornate, probabilmente avremmo potuto averne qualcuno in più, ma alla vigilia probabilmente 50 punti dopo 26 partite a solo il pensiero sarebbe stata dura, però siamo stati bravi. Siamo dalla terza alla sesta posizione da agosto, adesso dovremmo essere bravi ad andare avanti perché il campionato nessuno ci aspetta. Sera. Due domande. La prima, quanto sono importanti questi tre punti in ottica del derby, chiaramente di mercoledì? E l'altra, l'ultimo cambio. Come mai è uscito Radu per Wallace quando la Lazio magari doveva difendersi un pochino di più? Quando la Lazio, scusa, non ho capito. Doveva difendersi probabilmente un po' di più subito dopo il gol. No, Radu aveva un problema di crampi, era già da 10 minuti che aveva chiesto il cambio, l'ho rallentato un attimo, poi insomma dopo che avevo preferito rinunciare a tutti e due i centrali che erano ammoniti, ne avevo tolto uno perché non volevo rimanere con la coppia tutte e due ammonita, avevo tolto Ut, avevo messo Radu in mezzo e Lulic terzino sinistro, poi Radu ha chiesto il cambio ed è entrato Wallace. Buonasera Simone, volevo sapere se la produzione offensiva oggi praticamente pari allo zero, insomma, è dovuto tutto questo a una mancanza di brillantezza, un problema tattico in campo o di lucidità proprio nelle scelte anche? No, probabilmente, come ho detto prima, eravamo lenti a far girare palla, probabilmente un pochettino prevedibili, e l'Udinese secondo me è una buona squadra che è venuta qua, ha fatto la partita che doveva fare, è stata bella compatta, siamo stati bravi, come ho detto prima, secondo me non concedere nulla all'Udinese, però qualche volta bisogna vincere anche partite del genere, probabilmente ne avremmo dovute vincere altre largamente meritandole, e probabilmente rispetto alle ultime 5-6 partite non abbiamo creato 20 occasioni da gol, ma probabilmente oggi con meno abbiamo vinto la partita. Un'ultima cosa, da stasera ti proietti già sulla stracittadina, ti aspetti un primo tempo proprio perché sono due partite, insomma, quindi un pochino più controllato invece che già una partita sprombattuta, insomma, mercoledì. Ma noi dovremo fare tantissima attenzione, la prepareremo nei 2 giorni e mezzo che ci mancano, senz'altro sappiamo che tipo di partita è, però ci abbiamo messo tanto fatica e tanto impegno a raggiungere una semifinale, perché battere il Genova e l'Inter non è stato semplice. Adesso sappiamo che siamo in semifinale, abbiamo un andata e ritorno contro la Roma e cercheremo di fare del nostro meglio per cercare di arrivare alla finale. Bene, grazie. Grazie.